Video super mega completissimo su tutti gli arpeggi. Gli arpeggi che cosa servono nella musica, nel piano soprattutto? Io intanto sono una maestra di piano dal 1999, ho cominciato a suonare nel 1987, sembra un libro di storia questo video e quindi smettiamola, sono diplomata in conservatorio ovviamente, bla bla bla. Ok, gli arpeggi al pianoforte. Ah, e mi chiamo Silvia, giusto per dirlo, perché sennò mi chiamano tutti, non si sa, senza nome. Che cosa serve studiare gli arpeggi al pianoforte? Beh, allora, nel pianoforte ci sono due must che si studiano praticamente sempre, le scale e gli arpeggi. Ma per quale motivo studiamo le scale e per quale motivo studiamo gli arpeggi? Per far capire insieme che cosa sono, facciamo un esempio, scala di Mi maggiore. Tra l'arpeggio e la scala ci sono delle differenze abbastanza chiare, ovvero la scala è una successione di note ordinate, l'arpeggio è un accordo portato su diverse ottave, senza soluzione di continuità, quindi senza fare così. Perché si studiano arpeggi e scale? Perché nella maggior parte dei brani ci sono frammenti di scale e di arpeggi e quindi è come se tu imparassi già dei tasselli, dei pezzettini che poi nel momento in cui ti trovi davanti un pezzo a prima vista riesci a suonare con agilità anche se non hai mai studiato quel brano. Perché? Perché all'interno ci sono semplicemente dei pezzi di ciò che hai già studiato, ovvero scale e arpeggi. Ed è il motivo per cui scale ed arpeggi si studiano su tutte le tonalità, perché ovviamente un brano non è scritto solo in Mi maggiore o in Do maggiore, può essere scritto in Re maggiore, in Mi bemolle, in Fa minore, in Sol minore, in tutte queste tonalità. L'errore che fanno tutti i principianti è quello di pensare di dover studiare tutti gli arpeggi, tutte le scale, quando invece bisogna partire imparando gli arpeggi e le scale delle tonalità più utilizzate. Questo per un percorso ovviamente che non pretende di portarti al diploma di pianoforte, alla laurea, adesso si dice, ma ti permette di studiare i pezzi che più ti piacciono. E quanti pezzi che ti piacciono sono scritti in Fa diesis maggiore? Pochissimi. Quindi il mio suggerimento, il primo suggerimento importante di questo video è: non ti concentrare su scale e arpeggi impossibili, ma utilizza, e nel documento che allegherò a questo video ci sarà, le scale e gli arpeggi più importanti, cioè studia quelli prima, poi quando li sai benissimo passi anche agli altri, ma prima di tutto ci concentriamo su quelli. Quali sono? Do maggiore ovviamente, Sol maggiore, Re maggiore, La maggiore. Volendo, anche vabbè, certo, Mi maggiore e poi, se proprio vuoi, Si maggiore. Delle scale con bemolli, importantissime, abbiamo Fa maggiore con le rispettive relative minori, Si bemolle maggiore, La bemolle maggiore, basta. Di ognuna di queste scale maggiori, ovviamente, di queste tonalità maggiori, abbiamo la relativa minore, quindi di Do maggiore avremo La minore, di Sol maggiore avremo Mi minore, di Re maggiore avremo Si minore. Si potrebbe già fare un pezzo. Uso solo gli accordi. Anche Mi bemolle maggiore e Do minore.
sono le tonalità principali su cui concentrarsi all'inizio, quindi quelle che hanno meno alterazioni, ma non è che ne manchino molte, queste sono veramente quelle su cui concentrarsi di più. Gli arpeggi. Abbiamo visto già in precedenti video le scale e come studiarle, adesso vedremo gli arpeggi. Io per questo video e per tutto il percorso che ho fatto ho sempre utilizzato il prospetto del Pozzoli, che ovviamente trovi nel documento che puoi scaricare nel link che metterò in descrizione. Grazie a questo foglio io mi ritrovo tutti gli arpeggi in una sola pagina, perché sennò divento matta. Però bisogna imparare alcune cose. La prima cosa importante di questo foglio che troverai è che la parte che bisogna guardare è la prima di queste tre, perché la prima parte implica proprio le note dell'arpeggio. Le altre due sono i rivolti, le altre posizioni, e non ci interessano, o meglio, io l'ho studiato in conservatorio ma non sono così utili, quindi ci concentriamo su questa prima parte. Ma ti ripeto, nel documento è tutto bello scritto. Come studiare gli arpeggi? Innanzitutto la prima cosa da fare è studiare la posizione, quindi prendiamo l'arpeggio più facile, che è quello di Do maggiore. Sinistra, comincia sempre dalla sinistra perché è la mano più trascurata, poverina, ed è quella che ci mette un po' di più a svilupparsi, invece noi partiamo subito sempre dalla sinistra. La prima cosa che faccio è riconoscere l'accordo. Do maggiore, Do mi sol, con l'ottava. Lo prendo un po' su tutto il piano. Se non ce la fai a prenderlo, fai questo. Ottava, quinta e terza. Quinta e terza, ottava. E rialterni. Lo fai su tutta la tastiera, facendo sempre questo movimento, dopodiché prendi prima, quinta, ottava e aggiungi la terza. Stessa cosa giù, stessa cosa su, e poi li alterni. Stessa cosa su. Ovviamente stesso lavoro con l'altra mano. Sempre tutto uguale. Adesso ti faccio vedere solo quella sinistra. Quando questi movimenti ti vengono bene insieme, puoi suonarli tutti insieme. Tutte le note insieme, mano morbida, spalla morbida. Sempre su tutta la tastiera. Ovviamente questo lavoro preliminare va fatto seguendo la diteggiatura dell'arpeggio che trovi sul file che c'è in descrizione. Quindi primo, quinto, quarto, secondo, primo. Molto bene, passiamo all'altro step. Quando tutto questo ti viene bene, fai questo lavoro qua. Quindi prendi l'accordo con la sinistra, poi prendi solo le prime note, vai al Do e poi fai questo. Quindi, prime tre note, pollice, o se riesci già subito tutte le note, usi il pollice come perno, arrivi al Mi col quarto dito e sposti la mano. Quindi, cercando di far passare meno tempo possibile da quando lasci il pollice a quando prendi l'accordo, ok? Pollice deve sapere che deve andare già al Do successivo. Lo fai un po' di volte e poi fai il contrario. Pollice sotto. Il pollice sotto è fondamentale per fare gli arpeggi. Quindi, pollice sotto. Lo faccio proprio al rallentatore. Che devi allenare è questo pollice che si infila proprio sotto. Te lo faccio vedere anche di lato. Guarda, è proprio qua il pollice, tocca questa parte qui. Quando anche questo ti viene bene, puoi passare a farlo su due ottave. Su tre ottave, scusa. Di nuovo.
pollice sotto. E di nuovo. A questo punto ti verrà benissimo, se hai fatto tutte queste fasi, farlo normalmente. Guarda come anticipo il movimento della volta. Pollice sotto. Pollice sotto. Quindi, la cosa a cui stare attenti all'inizio è questa. Striscio. E vado sul mi, strisciando. Striscio. E dopo aver strisciato, riporto subito la mano in posizione. Quindi, striscio, mano in posizione. È per questo che prima facevamo l'esercizio, ci fermavamo qua, perché dovevo imparare a prendere questa posizione. Guarda come anticipo il movimento, è tutto un gioco di anticipo. Quando scendo, stessa cosa, pollice sotto senza alzare il polso. Posizione, pollice sotto, posizione. Te lo faccio vedere anche di lato. Guarda il mio polso come sta basso. Pollice sotto. Polso sta fermo. Stessa cosa con la destra, solo che la destra passa il pollice sotto subito, che diventa una sorta di timone, perché è lui che indirizza la mano per andare avanti. Poi quando fa al ritorno la volta, tutto si posiziona subito. Bene, la domanda è: quando metto mani unite? Mai. Nel senso, puoi mettere mani unite solo quando ti viene con molta agilità a mani separate. Non ci devi neanche pensare, hai fatto diventare automatici i movimenti. Puoi parlare mentre lo fai e non ti dimentichi di mettere il pollice sotto. Se invece mentre lo fai e mentre parli ti dimentichi di mettere il pollice sotto, di fare la volta, di tenere la mano nella posizione giusta, non sei pronto per farla a mani unite. Se invece hai superato la prova del parlo mentre suono e faccio tutto corretto e ti sei ripreso con una telecamera e hai visto che non hai fatto neanche mezzo errore, che la mano si muove da Dio, allora siamo pronti per le mani unite. Ma secondo me è una roba da rimandare ancora. Mani unite, la difficoltà è che mentre la mano destra deve mettere subito sotto il pollice, la destra deve fare la volta. E non ti devi dimenticare assolutamente di mettere sotto il pollice all'andata con la destra, al ritorno con la sinistra, e al ritorno della destra deve fare la volta. Quindi è tutto un gioco di anticipazione, ovviamente, nel quale non ti devi dimenticare nessun elemento, altrimenti l'arpeggio non verrà. Busto si può muovere un pochettino mentre suoni, quindi io posso inclinarmi, ovviamente, soprattutto se faccio tante ottave. Sono la base di un sacco di musica, perché poi nel momento in cui tu sai arpeggiare, faccio vedere una differenza fra arpeggiare con la terza, andando su con la terza anche sopra, e arpeggiare senza. È molto più bello perché la terza al basso appesantisce e quindi io prendo l'arpeggio solo tolgo una nota e non vado fino a là, ma faccio così.
fatto, ho semplicemente arpeggiato la minore, fa maggiore, la maggiore, la minore, fa maggiore, poi sono passata a sol maggiore, poi basta. Era un giro molto semplice. Va bene, questo per quanto riguarda lo studio degli arpeggi, abbiamo visto con la mano sinistra, quindi riepiloghiamo, importantissimo fare tutte le fasi precedenti, quindi prima si prende, si impara a prendere l'accordo, non l'arpeggio, ma l'accordo. Se non riesci subito a prendere questo accordo su tutte le ottave, ti conviene fare questi esercizi di alternanza dove, come ho spiegato all'inizio, abituiamo la mano a stare in questa posizione. Perché se tu provi a fare l'arpeggio e non hai ben chiaro come aprire la mano e come metterla in posizione, difficilmente ti verrà. Ma la vera chiave degli arpeggi sono il pollice sotto che ti permette proprio di collegare ed evitare questo effetto. Che è bruttissimo, invece deve essere tutto collegato bene. L'articolazione negli arpeggi non è così necessaria, l'articolazione è il movimento in cui io alzo il dito e lo lascio cadere, ma per gli arpeggi non è così fondamentale, posso tranquillamente evitarla. Cos'altro da dire? Con la destra fai la stessa identica cosa, guardiamo per, come esempio anche l'arpeggio minore di La minore, per esempio. Stesso metodo di studio, prima le ottave. Poi, se non ci riesci, li alterni, ma anche se ci riesci, è utile alternarli. Sono tutti esercizi di indipendenza. Dopodiché, diteggiatura la sappiamo, 5-4-2-1. Cominciamo facendo questo esercizio, che serve per il passaggio del pollice per la volta. Poi lo facciamo su 3 ottave. Sto facendo delle piccole variazioni, ma l'importante è che tu faccia il movimento. Dopodiché possiamo tranquillamente passare a fare 2 ottave. Così. E poi normalmente. Ritorno. Pollice sotto e poi metto tutto giù le note. Tutte giù le note. E poi normalmente. Guarda come anticipo il movimento, strisciando. Niente del polso si muove o si alza. Stessa cosa la mano destra, dopo aver fatto tutti gli esercizi precedenti. Esercizio un po' più avanzato per ottenere la velocità. Bisogna fare ritmi e fermate, quindi. E vado in posizione. E ritorno. Cosa la mano destra. Questo è quello giusto. E suono. Questo esercizio servono proprio per velocizzare. Bene, quindi con gli arpeggi puoi fare un sacco di cose. Quelli sui bemolli sono un pochino più difficili, te ne faccio vedere uno, che è quello di Si bemolle maggiore, per esempio. Si bemolle maggiore lo troviamo alla riga Si bemolle minore, Si bemolle maggiore, alla terza riga. Quindi abbiamo questa diteggiatura 4, 2, 1, 4, 2, 1, 2, si finisce col 2, per non rimettere il 4. Destra inizia col 2 e il pollice sotto, pollice sotto, farò presto un altro video dove farò secco, secco, secco tutti gli arpeggi. In questo video era importante capire il metodo di studio, perché studiarli e che cosa puoi fare con gli arpeggi. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale, scrivi qualcosa nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!